Buongiorno. È lui, Tino, è lui. È lui, Tino, è lui, è lui, è lui. Pareva che i cinghiali al San Paolo fossero andati in estinzione, invece no, invece no. Quella è la carcassa di un grosso cinghiale incelofanata. È stata investita un paio. No, Tino, non si può fare. No, non si può fare. Oh, la carne di cinghiale. No, guarda che un cinghiale così grosso. Oh, sai qua da carne? No, Tino, non è quello. Un'autovettura l'ha investito un paio di giorni fa. È stato tra l'altro la macchina la devi buttare, però il cinghiale è rimasto lì in bella mostra fino a quando è stato coperto dalla da un po' sta la polizia locale, una pattuglia a presidiare la carcassa che era stata messa in sicurezza con il nastro bianco e rosso. State presidiando la carcassa, ma arrivano a rimuoverla? Attendiamo istruzioni. Attendete istruzioni. E devi calcolare che c'era il 25 aprile in mezzo, quindi è festa per tutti, tranne anche che per te. Il 24 che era domenica. Ah, è vero. Ma si sa quando è stato investito esattamente il cinghiale? Non abbiamo avuto questa informazione. Quindi è stata solo trovata la carcassa? Stamattina ci hanno segnalato, sì, la presenza del... No, stamattina no, qualcun altro l'aveva già segnalata. Noi l'hanno segnalato stamattina. Ah, ecco. Questo che è stato il disguido, perché voi l'avete saputo stamattina, ma dell'incidente era invece si era avuta notizia un paio di giorni fa. Non abbiamo avuto questa informazione. Ok, quindi abbiamo anche capito qual è stato il misunderstanding, il malinteso. Misunderstanding. Come? Il malinteso, Tino, diciamolo. Parla come mangi. Se dovessi parlare come mangio, Tino. Buonanotte. Lascia aperto. E quindi adesso una pattuglia della polizia locale sta aspettando, presidia la zona. Tra l'altro, Tino, in mezzo alla strada proprio, cioè quasi, è in attesa che qualcuno dia disposizioni perché qualcun altro mandi qualcuno a prendere la carcassa del cinghiale. Che è stata in... No, Tino, la grigliata non si può fare, non è carne certificata, non puoi sapere da dove arrivi, da dove non arrivi. Arrivi dal San Paolo, però non puoi sapere da dove... Non è carne buona, perché metti che si è nutrito con l'immondizia, metti che si è nutrito da... Non si può. Sappiamo solo che un grosso esemplare, un grosso animale... Ci sono ancora... È grosso quanto te. Ci sono ancora le tracce della tragedia. Vedi, Tino, è l'animale in decomposizione. Sarà rigido adesso, sarà duro adesso. La carne non sarà più buona, Tino. È stata in putrefazione un paio di giorni. Ma noi non stiamo toccando, no. No, ma che non deve passare nessuno su marciapiede. Deve fare i rilievi. No, sono già venuti. Sono già venuti a fare i rilievi. Sì, ci allontaniamo, Tino, dobbiamo allontanarci perché nessuno si può avvicinare al cinghiale. È stato abbandonato finora. In questo istante invece non possiamo avvicinarci noi perché se no CSI cinghiale non può intervenire, Tino. Vabbè. Per ora. Senti la puzza. Sì. Sento la puzza. Si sente, è vero? Del cadavere, si sente, è perché il cadavere del cinghiale. Tiro, una situazione abbastanza paradossale. Stanno i vigili a presidiare il cinghiale, però questo presidio, diciamo, dà un po' di problemi alla regolare circolazione. Come al solito, i curiosi. Si fermano i curiosi. Tiro, però non transitare perché, ti ho detto, si sai il cinghiale deve intervenire a fare tutti i rilievi del caso. Bisogna... Del caso. Secondo te quella ramaglia è stata posizionata per evitare che la busta volasse? Certo. Dici? È vero, sistema ingegnoso, eh? No, lo so, allora lei deve fare il suo lavoro, noi ci mettiamo un po' più avanti. Tino, non possiamo stare qua, intralciamo il presidio della polizia locale sul cinghiale, quindi per ora, e solo per ora, Tino, è tutto dal luogo della tragedia. Io sento sta puzza di cadavere che... E ce ne andiamo, sì, Tino. Ma tu la puzza la senti? Certo la senti.